Anna Cortellazzo. Vai. Ok, allora già quando noi parliamo di divulgazione sostenibile, se in platea ci fosse un divulgatore mi direbbe: ma che cos'è questo ossimoro? Perché in effetti raramente la divulgazione è sostenibile. E quando dico quanto ci costano queste informazioni gratuite è perché, come tutti sappiamo, gratis non c'è niente. Due parole su chi sono e cosa faccio. Io mi occupo di strategie digitali, soprattutto sui social, e ho lavorato per anni con i freelance. Poi nel 2020 ho avuto un momentaneo crollo perché tutti i miei clienti freelance, nel momento in cui c'è stato il Covid, mi hanno abbandonato. Io a mia volta ho abbandonato i miei fornitori, pensavo di dover chiudere baracca, e invece, siccome lavoravo già un po' nel settore della divulgazione, è stato l'anno in cui sono arrivata al mio record di fatturato, perché di colpo tutti volevano fare divulgazione, spiegare che cos'era il Covid, cosa sono e cos'è, è stato dopo. C'è una grandissima differenza tra lavorare con i freelance e i divulgatori, nel senso che, tagliandolo proprio con l'accetta, mi perdonino tutti i colleghi qui dentro, però se io lavoro con un freelance, il freelance ha un prodotto o un servizio da vendere, il mio compito è quello di far conoscere il prodotto o servizio tramite la strategia digitale e farlo vendere il più possibile, sostanzialmente. Nell'ambito della divulgazione non funziona così, perché molto spesso non c'è né un prodotto né un servizio. Ci sono semplicemente delle conoscenze che nella media sono distribuite gratuitamente. È rarissimo, se ci fate caso, che un evento di divulgazione preveda un biglietto d'ingresso, per fare un esempio. Quindi il mio intervento si incentra su questo, e me l'ha ispirato una cosa che mi è successa, ma ci stavo comunque riflettendo da molto tempo. Io un sabato mattina mi sveglio, come tutti i digital strategist, io programmo i miei contenuti e poi loro escono senza che io mi ricordi che li ho programmati, e sostanzialmente mi sveglio e trovo il messaggio di una collega che mi dice: ma hai litigato con Tizia? Dove Tizia è una divulgatrice piuttosto famosa e mi aveva commentato questo post qui. Al che uno dice: ok, si è sentita presa in causa come cafona, cosa che lei non è assolutamente, e invece no. Nel senso che la pietra dello scandalo, in realtà sono stati due commenti che però avevano più o meno lo stesso contenuto, ve li leggo. Ho letto, ma sono confusa, non ho capito di chi parli. Perché mai un giornalista dovrebbe intervistare un divulgatore che fa una variante del suo mestiere? Tranne forse quando esce un libro, ma in quel caso è scontato che l'editore te ne manda una copia, magari, non è vero. Non è che volevi dire scienziati? Un altro commento: qui non stai parlando di divulgatori. E poi io ho risposto spiegando cosa intendevo, e la risposta è stata: forse abbiamo definizioni diverse di divulgatore. Io lì ci vedo degli esperti che fanno un mestiere diverso, medici, scienziati, tecnici, eccetera, che vengono intervistati per quello. Il divulgatore invece racconta cose fatte da esperti, e spesso li intervista trovandosi in difficoltà simili. Il punto qui quindi è che manca una definizione universalmente condivisa nel settore di divulgazione e divulgatore. Tant'è che, secondo, poi è andato avanti il dibattito, ma secondo questa persona io sono una divulgatrice e non mi considero assolutamente tale. Non ci avevo mai riflettuto, però siccome questi due commenti sono stati fatti da persone che stimo, ho cominciato a fare quello che per deformazione familiare faccio spesso, perché la mia famiglia si occupa di vocabolari da generazioni, e ho chiesto sostanzialmente al vocabolario di darmi una mano. E la signora Treccani non è stata molto collaborativa, perché ha detto che un divulgatore sostanzialmente è chi fa opera di divulgazione culturale, quindi Aristotele e il Tautology Club hanno organizzato una festa probabilmente e non mi hanno risolto il problema. Allora ci ho riprovato chiedendo che cos'è invece la divulgazione, e qui mi hanno dato una mano funzionale. Ecco, diffusione di teorie o dottrine scientifiche, filosofiche, politiche, economiche, eccetera, attraverso esposizioni piane e compendiose. Qui, se c'è qualche amante della scrittura semplice, probabilmente sarà già inorridito.
senza tecnicismi e insieme sufficientemente sistematiche sia come fine a se stessa, sia con lo scopo di interessare un sempre più largo strato sociale alle nuove scoperte, al progresso del pensiero e della scienza e di contribuire all'elevazione politico-culturale delle masse. Sostanzialmente, detto in parole povere, fare divulgazione significa parlare potabile di argomenti complessi. Questo sembra darmi ragione, perché uno scienziato può assolutamente fare divulgazione, perché lo scienziato può lavorare in laboratorio, può andare a lezione e parlare quindi a studenti che hanno una familiarità con quella materia, ma può anche scrivere un libro di neuroscienze che posso leggere io, che fino a quel momento non ho mai sentito parlare di neuroscienze, e questa è assolutamente divulgazione. Per cui io all'inizio ho detto che bello, ho ragione io, e il mio sabato è proseguito per un po'. Fino alla sera, quando ho incrociato una mia collega, io insegno al master in comunicazione delle scienze, e questa mia collega anche, e lei mi ha spiegato che sostanzialmente il vocabolario non ci sta raccontando tutta la storia, e questo è appunto un grosso limite della mia fiducia cieca nei vocabolari. Qual è il problema e diciamo il terreno del contendere? Sempre il solito, che sono questi. C'è un grosso problema nel settore, che non è solo della divulgazione, ma in particolare perché è una materia abbastanza recente, fatta con le modalità di ora, perché c'è stato un grandissimo impulso a partire dal 2020 e prima erano pochi che la facevano, soprattutto online. C'erano degli altri canali, libri, conferenze, eccetera. Però sui social il grosso boom è stato proprio nel 2020. Dicevo prima che io, quando devo creare una strategia di comunicazione, di solito la creo per degli enti e non per delle persone, perché molto spesso i divulgatori non hanno un'idea del business sostenibile. Cioè, se vado a parlare a un divulgatore di prodotto high ticket, mi dice: ma parliamo di biglietti del tram, perché sì, non c'è proprio questo concetto del guadagno. E anzi, quei pochi che lavorano in un'ottica imprenditoriale vengono anche giudicati malissimo. Poi andando avanti ci ritorno su questo punto. Andiamo a vedere infatti come può guadagnare, anzi di solito non guadagnare, un divulgatore. Abbiamo i libri. I libri quantomeno sono un prodotto, mi semplificano un po' la vita come digital strategist, perché almeno ho un punto di partenza. I libri hanno un grosso problema, ovvero che se noi decidiamo di puntare sul diritto d'autore, il diritto d'autore è una cifra mediamente molto bassa. Poi ovviamente, se sei Beatrice Mautino, riesci a strappare un contratto più vantaggioso, però il primo divulgatore che trovi sui social, che magari sa fare benissimo il suo lavoro, non è che riesce a strappare un grandissimo contratto vantaggioso. Vi parlo del mio caso personale, così non diffondo dati di altri. Io mi hanno chiesto di creare un gioco in scatola su Padova e mi hanno proposto un diritto d'autore del 4%. Gli ho chiesto qual era il guadagno stimato, le vendite stimate sulla base dello storico della casa editrice, e per stare sul sicuro ho proposto, invece che essere retribuita in diritto d'autore, ho detto: io mi accontento di tre quarti di questa cosa che mi stai dicendo, però me la dai prima della pubblicazione. Me la sono presa in quel posto perché siamo arrivati alla seconda edizione del gioco, però sinceramente lo rifarei, perché io del diritto d'autore non mi fido assolutamente, perché ci sono delle dinamiche totalmente al di fuori del controllo delle persone, che sono per esempio la distribuzione, per dirne una. Quindi già con i libri, che sono un prodotto, quindi insomma partiamo già bene, però ecco, io non mi fiderei troppo. Un'altra opzione è scrivere articoli per testate scientifiche o che fanno divulgazione. Qui può essere assolutamente un'attività sostenibile, soprattutto se sei un giornalista professionista e magari hai un master in comunicazione delle scienze. Ma diciamo che molte testate partono, hanno pochi fondi e quindi non assumono questi profili, tu risulti il nuovo arrivato sottopagato, e quindi, anche se in linea di massima
potrebbe essere una modalità di lavoro sostenibile, però non lo è per tutti, anzi lo è per una minoranza di persone. Scendendo, andiamo peggio che andare di notte, abbiamo gli eventi. Siccome appunto in quasi tutti gli eventi di divulgazione che vengono organizzati non c'è neanche un prezzo di un biglietto, di solito i divulgatori sono invitati a parlare con un rimborso spese, quindi ti do il biglietto del treno, ti do l'hotel e ti do un panino con la soppressa. Bellissimo, ti fai conoscere, la soppressa piace anche a me, però è difficile poi pagare le bollette in soppressa. Quindi sì, diciamo che anche alla voce eventi vanno fatti perché bisogna farsi conoscere, però non ci si diventa ricchi. Poi parliamo di contenuti social. Anche qui si apre un mondo e questo è assolutamente tipico della divulgazione, nel senso che ci sono due modalità, poi se ve ne vengono in mente altre suggeritemele, perché magari è una cosa che noi del settore interno non riusciamo a risolvere, ma voi ci potete dare degli spunti. E allora, io posso creare dei contenuti per dei contenitori molto grandi, dei profili molto seguiti, ce ne sono di famosissimi che lavorano bene dal loro punto di vista, ma riescono ad essere in attivo perché sostanzialmente sfruttano la manodopera e questo tipo di contenuto viene pagato davvero molto poco. Allora, un'altra alternativa potrebbe essere quella che ognuno si fa il suo profilo personale, e è successo appunto dal 2020 in poi, i divulgatori sono sbarcati su Instagram e hanno visto che questa cosa funzionava, tanto che molti sono stati contattati da delle aziende per parlare dei prodotti di queste aziende. E qui apriti cielo. Allora, è vero che ci sono molte aziende che pretendono la collaborazione alla mastrota del tipo: oh, questo è il nuovo contratto di Tizio Caio Energia, guarda com'è sostenibile, guarda com'è bello, e andate tutti a firmare il contratto. Però ci sono anche delle collaborazioni con delle aziende che non hanno queste modalità e ognuno le può declinare a seconda del suo settore di studio. Per esempio, questa me la sono veramente legata al dito, perché una volta ho visto un divulgatore che nelle storie presentava il suo nuovo Dyson e ringraziava la Dyson per averglielo mandato, e io lì, cioè, proprio gli occhi infuocati dall'invidia, gli ho detto: no, adesso tu mi spieghi come hai fatto. E lui aveva fatto un lavoro sulla polvere, ha spiegato come era composta la polvere, eccetera. Aveva detto: questo problema si può risolvere con un aspirapolvere. Ma no, ma chi l'avrebbe mai detto? E se, no, forse si rivolgeva a persone come me che con le pulizie proprio non ci azzeccano. E sostanzialmente gli avevano mandato il Dyson. Lui aveva detto: cioè, esistono vari aspirapolveri, tra cui il Dyson, ma non aveva detto solo il Dyson vi toglierà la polvere dalle case. Quindi era una cosa assolutamente informativa sulla polvere più che sul Dyson. Aggressione! Ma no, perché noi non ci... cioè, tutto ciò che noi diciamo legato a un'azienda può risultare prezzolato. È grazie tante che è prezzolato, cioè torniamo sempre al discorso che le bollette con la soppressa non si pagano, quindi da qualche parte una persona che vuole vivere di divulgazione deve vivere di divulgazione, e starà a quella persona e all'azienda, questo è il mio personale punto di vista, creare delle collaborazioni che non siano alla mastrota. Però appunto molti divulgatori non vogliono fare collaborazioni con le aziende perché hanno paura di essere giudicati male dalla loro stessa rete. Come ultimo punto ho messo le strategie digitali, che è quello che faccio io, ma l'ho messo tra parentesi per due motivi: sia perché io non mi considero una divulgatrice, perché non avendo conoscenze scientifiche ho sempre bisogno di qualcuno che me le dia. Io riesco a tradurle in linguaggio potabile, ma questo per me non è fare divulgazione, è fare comunicazione. E poi c'è l'opportunità di fare altri lavori. Qui sono sostanzialmente di due tipi, ovvero io faccio divulgazione nel mio tempo libero, magari ho studiato biotecnologie
E poi per pagare le bollette non ci provo con la soppressa, ma ci provo facendo il pizzaiolo, facendo il cuoco, facendo il cameriere, tutti i lavori assolutamente stimabili se li vuoi fare. Se invece ne vuoi fare un altro, non vedo perché tu debba fare un altro lavoro soltanto perché devi sbarcare il lunario. A questo punto troviamo invece il livello basso delle slide, dove ci sono tutti quei tipi di lavoro che prevedono un lavoro scientifico alla base, che può essere uno scienziato, un professore universitario e quant'altro, che quindi hanno già il loro stipendio assicurato e in più fanno divulgazione, cosa che è possibile, come dicevamo prima. A questo punto, se voi doveste organizzare un evento magari che prevede addirittura un pagamento, chi andreste a chiamare? Quello che fa divulgazione per mestiere, che può parlare di tre argomenti, oppure il professore universitario super specializzato in quella materia, che può essere neuroscienza, che può, insomma, iper super specializzato, che magari ha anche anni di esperienza per parlare di quell'argomento? Ovviamente chiamerete il secondo, tanto più che lui ha già il suo pagamento che gli dà l'università, l'ente di ricerca, eccetera, e quindi magari vi può anche dire: guardate, non mi interessa il pagamento, vengo anche per la fetta di soppressa. Ed era da qui che nasceva il problema iniziale. E quindi io, quando sono entrata in queste dinamiche, ho assolutamente cambiato l'investimento personale che riservo alle notizie. Nel senso che è bellissimo avere dei contenuti gratuiti, ve ne ho citati alcuni che a me sono piaciuti molto, e però dobbiamo anche chiederci fino a quanto dureranno, perché a un certo punto le persone che fanno divulgazione insomma, capiranno che la soppressa non è una forma di pagamento e smetteranno di crearli questi contenuti. A quel punto noi li perdiamo. Quindi io, per esempio, ho preso quegli unici divulgatori che facevano una newsletter a pagamento. Sono pochissimi, perché appunto farsi pagare è quasi un qualcosa che ti metta a un livello inferiore, perché tu lo devi fare per missione nell'ambiente, cioè cercare un guadagno è visto molto male, per fortuna adesso un po' meno, però all'inizio era assolutamente così. Quindi mi sono cancellata dal mio abbonamento del Post con grandissimo rimpianto, perché adoro il Post, però quella cifra l'ho presa e l'ho investita in queste newsletter. Adesso io ovviamente non faccio assolutamente i conti in tasca a nessuno, perché ognuno ha i propri interessi, però nel momento in cui voi magari seguite un profilo Instagram che fa divulgazione su temi scientifici, quello che vorrei spingervi a fare è di prendere una posizione, cioè io sono disposto a perdere tutti questi contenuti, oppure posso fare qualcosa, posso comprare un libro in più che poi gli arriva il 4%, che vabbè, non gli cambierà la vita, però un po' alla volta si riesce a fare qualcosa, perché altrimenti queste informazioni spariranno e secondo me sarà un vero peccato. Vi ringrazio per l'attenzione, se avete qualche domanda sono qui.